dovevi farmi un po' di lezioni No, prima, no. Gioia, non così una brutta figura. Ciao a tutti e a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avete letto dal titolo, il video di oggi sarà un video con mia nonna, quindi ve la presenterò. E in questo video le farò ripetere delle parole in inglesi più o meno famose e vedremo la sua fantastica pronuncia, perché lei è molto, molto international, molto British. Quindi niente, noi ci siamo divertite a filmare il video. Spero di poter divertire un po' anche voi. Quindi niente, non dimenticatevi di lasciare un pollice in su, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mando un bacione, buona visione, divertitevi, ciao! Cosa Allora, praticamente nonna, facciamo un video per YouTube. devo Sai quel canale? Ok. Quindi quello che andremo a fare oggi, fare? praticamente io ti dirò delle parole in inglese e tu proverai a ripeterle. Ok, tipo lezione di inglese. Va bene? Te la senti, nonna? Ma tipo le parole che sai, cioè che hai già sentito. Io te le dico e tu provi a ripeterle come ti vengono. Ok. Ok. Quindi niente, nonna, se vuoi presentarti, dire come ti Ma tu sei già chiami. Io sto registrata? già registrando, certo. Ah, io sono la nonna di Vittoria E Giulia e e Alice. Giulia e Alice. Maria Teresa si chiama. Mi chiamo Maria Teresa. Vogliamo dire l'età, nonna? Non si dice l'età di una donna. 74. 74, portati benissimo, aggiungerei, nonna, come Se fai? li giriamo sono 24. 47. Va bene, comunque. Quindi, niente, nonna, se vuoi iniziamo subito con le nostre parole che io mi sono segnata. Sì, tesoro. Allora, tipo andiamo a insiemi. Inizialmente ti dico tutti i social, sai i social Sì, media? Hai in mente? Quali sono? Tipo YouTube è tra i social media. Ok, quindi ti dico la parola e non tu sono provi. molto preparata. Molto afferrata nell'inglese, ma vediamo. Allora, vabbè, YouTube lo sai dire. Certo. Prova. YouTube. Molto bene. Poi abbiamo Instagram. Instagram. Bravissima. Poi Facebook, che è il più famoso. Facebook. Bravissima. Qui andiamo già sul più difficile, questo probabilmente non lo conosci, anche perché non si usa più tanto, Snapchat. Cos'hai detto? Snapchat. Braccia. Snapchat. Snapchat. Rapchat. Molto bene, E passiamo vai. oltre. E vai. Un altro che adesso si chiama in un altro modo perché ha cambiato nome, però inizialmente si chiamava Musical.ly. 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 Brava nonna, questo è detto Certo, giusto. ma io l'inglese Lo parli così come se fosse la tua lingua. Poi abbiamo Tumblr. Tablet. Tumblr. Tumblr. Brava. Quest'altro è un social molto bello dove tipo io metto i miei outfit, la gente può vederli e tipo andare a cercare il link per Suona il comprarli. campanello. Adesso risponde la mamma. Allora, questo social si chiama 21 Buttons. Tuetto Come nonna? un basso. Tuetto un basso. 21 Buttons. Tuetto un basso. Tolto mappa. Ok, molto bene. L'ultimo social che abbiamo è invece quello, sai dove Ma guardiamo perché noi? avete così tanti soci? Perché siamo delle ragazze social, nonna. Siamo in contatto Oddio, con tutti. oddio. L'ultimo social, che poi in realtà non è un social, è quello, sai dove guardiamo le serie TV? Netflix. Neftic. Come? Neftic. Ok, Netflix. La nonna non riesce mai a pronunciare il protagonista di questo cartone. Ti ricordi, nonna? Il Quale cartone con l'orco. Con l'orco verde, Shrek. cartone? Shrek. Vabbè, ci Mi sei riuscita. vestivo da carnevale. Vabbè, hai sempre avuto problemi a dire questa parola, però adesso ci riesci. Sniecate. Schneckete. Shrek. Squack. Molto bene. Ora passiamo alle marche, tipo quelle più famose. Ho messo questa Ai ai ai. perché la nonna si trucca sempre con questo fondotinta. Sai di che marca? Quella che inizia con la S. Ah, Shiseido. Ah, brava nonna! Prendo io la Shiseido! macchina da Ti presa. fa, ti dà sicurezza! Brava nonna! Ok. Ripetiamolo, com'è che è quindi? Shiseido. Shiseido, Shiseido. giusto? Brava, brava! Infatti pensavo quando vai a Milano perché non me ne compri Nonna, una. me lo devi dire, te la Che a prendo! Luino non si trova un tubo. Poi un'altra marca che va molto di moda tra le ragazze, Subdued. Non l'ho mai sentito. Come no? Questo di Subdued? Sadude? Subdued. Sadude? Sadudue? Un'altra marca molto bella per le ragazze, Bershka. Beshka? Bershka. Beshka? È russa? No, non penso, No. però vabbè. Poi nonna, allora qui devi indovinarlo tu. Cos'è che prendiamo d'estate per andare in Liguria dall'Ali? L'autobus, quello
che fa le, oddio, i tragitti lunghi, sai quello verde arancione, sì, che fanno la pubblicità? Non mi ricordo più. Dai, no, non inizia con l'F. Oddio, F, l'ho pronunciato tutta l'estate. Fliskin? Aiutami, non mi fa Fli? Sì, brutta figura. Flixbus. Ah, per quello che non riuscivo mai a dirlo questa estate. E si dice quindi? Fliskus. Flixbus. Non ce la posso fare. Flixbus. Ok, dai, va bene, abboniamola. Ok, poi ti ho messo l'ultima. Però chiamerò sempre un altro. Sì, come viene bene. Come viene bene. Poi ho messo un'ultima marca, un po' lunga. Questa è di trucchi, una marca americana che probabilmente non hai mai sentito, che si chiama Anastasia Beverly Hills. Andiamo sul difficile. Questa andiamo sul difficile. Vabbè, Anastasia tipo italiano. Anastasia. Beverly Hills. Ma chi l'è? Ora facciamo l'ultimo insieme. Ho fatto un insieme degli stati dell'America. I nomi. Sono nomi. Vabbè, tipo il più facile è New York, lo saprei New dire. York, New York, molto bene. Ci Poi... sono anche stata. Davvero? No, è lì in giro. Poi un altro abbastanza semplice, vabbè, Florida, easy. Florida. Ok, poi abbiamo Pennsylvania. Ok, Michigan. Ah, sei ferrato su questi. Massachusetts. Massachusetts. Ok, poi cosa c'è? Il Wisconsin? Wisconsin, ci stava mio cugino. Davvero? E certo, Alabama. Alabama, brava nonna. Vabbè, Washington è facile. Messico. Col francese facevi fare brutta figura a me, nonna. Sì. Allora, aspetta che sto cercando tipo delle frasi utili in inglese. Frasi in inglese per viaggiare, vediamo che cosa ci dice. Vabbè, tipo, sai dire grazie in inglese? No, amore. Come la nonna? No. Thank you. Ti ho fatto fare giusto lingue. Ti ho suggerito di fare lingue. Per aiutarmi. Per non essere come la nonna, per aiutarti, giustamente. Per aiutarti. Vabbè. O per non essere come me. Grazie è facile, thank you. Thank you. Ok, vabbè, ciao, sai dirlo. Hello. Ciao. Hello. Ti mando a scuola e non mi fai lezione. Allora, tipo se siamo al ristorante e devi chiedere il conto, devi dire Can I have the bill, please? Can I have the bill, please? Can I have... Okay. I have the bill, please. The bill, please. Brava nonna, ci sei piaciuta. Allora, se tipo sei in taxi e vuoi chiedere all'autista quanto tempo ci vuole in macchina, gli devi chiedere How long does it take by car? No, amore mio, è di un difficile da paura. How long? Does it take? By car. Va bene, facciamo le ultime due e poi gli direi che abbiamo dato tantissimo. Sto soffrendo. Tipo, qualcuno ti sta importunando e tu gli vuoi dire non ho tempo in questo momento, gli dirai I don't have time right now. Non me rompere. Non mi sta da Soretti se not sick. Quella di Temptation Island che diceva Soretti se not sick. No, una cosa che volevo farti dire che non c'entra niente, di però mi diverte molto perché sì, ogni tanto mi inceppo anch'io con queste due parole. Ecco. Che sono due parole che si usano nella letteratura inglese, che sarebbe okay. Stream of consciousness. Stream. Of consciousness. Brava nonna. Abbiamo fatto un corso prima di farmi queste figuracce terribili. No, nonna, sei stata fantastica. Ok. Allora io direi che possiamo salutare. Sì. Vuoi tipo, non lo so. Ti adoro. Vabbè, fateci sapere se la nonna sei è simpatica. Mi rendi giovane.
E niente, noi niente. Vi salutiamo. Ciao, fateci ragazzi. Sapere se la nonna vi è simpatica. Grazie. Se la volete in un altro video, ecco. Vediamo cosa dicono. Se c'è qualche professoressa d'inglese. Se c'è qualcuno che vuole dare le ripetizioni, sono ben accette. Niente, noi vi salutiamo. Ciao, un bacione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.